percorso unitario e ascolto. Unità e campo largo, le due parole chiave per la festa dell'Unità 2024, organizzata dal Partito Democratico Marche e in programma dal 28 agosto all'1 settembre a Baia Flaminia a Pesaro. Una festa regionale nella città pesarese, l'idea nasce dall'esito dell'ultimo appuntamento elettorale con la vittoria di Andrea Biancani. Una fase di riscaldamento in vista della prossima campagna elettorale per le elezioni regionali con il Partito Democratico che punta a riconquistare la regione Marche. Questo sarà un evento di punta con cui simbolicamente ci prepariamo ad affrontare la campagna elettorale per le prossime elezioni regionali, ma soprattutto in cui vogliamo dimostrare che siamo già al lavoro per l'alternativa. Pesaro per alcuni giorni sarà al centro del dibattito politico, tanti gli appuntamenti in programma. Il 28 agosto andrà in scena il faccia a faccia tra Matteo Ricci e Matteo Renzi, con l'idea di ribadire il riavvicinamento tra l'ex segretario del PD e il suo ex partito. Su questo confronto nei giorni scorsi non sono mancate le polemiche. Dialogare con Matteo Renzi io penso che sia un fattore positivo, ovviamente bisognerà stanarlo da quel modo che ha di mettere in cattiva luce la persona debole di turno, ecco, per cui io credo che non solo Matteo Renzi ma tante figure del moderatismo politico italiano abbiano capacità di dialogare con noi, noi dialogare con loro e da lì ripartire. A proposito delle critiche alla presenza di Matteo Renzi, mi piace dire che le coalizioni non bisogna darle tutte per scontate, bisogna costruirle ogni giorno sui temi, sulla politica, sulle risposte, per cui non va data per scontato quella che attualmente può essere una base di coalizione rispetto a quello che potrebbe diventare, perché potrebbe essere arricchente, dialogante, ma ovviamente ognuno ci deve mettere la propria capacità politica. Giovedì sul palco di Baia Flaminia l'onorevole Stefano Bonaccini, nei giorni a seguire raggiungerà Pesaro anche l'eurodeputata Camilla Laurenti, infine domenica Massimo D'Alema e la segretaria nazionale del PD Elly Schlein alle 21:15. Nel programma della festa dell'unità momenti di confronto sull'intelligenza artificiale ma anche su sex work e digital work. Sogno che il Partito Democratico